La prestazione dei servizi, cioè quanto il comune di Bari spende per erogare servizi alla comunità e ai cittadini baresi. Quest'anno l'amministrazione comunale spende 138 milioni di euro, l'anno precedente ne ha spesi 156 milioni. Ciò significa che ci sono 18 milioni di euro spesi in meno da parte del comune di Bari per erogare i servizi alla comunità e ai cittadini. E quando parlo di servizi parlo di anagrafe, parlo di servizio mensa, servizio trasporto alunni, illuminazione, presenza degli agenti di polizia locale. Questo significa che ovviamente viene contratto il servizio alla comunità, vengono ridotti i costi solo in quell'ambito, nel mentre assistiamo a un aumento delle tariffe nei vari ambiti che in questo anno è stato ulteriormente confermato. In particolare voi attaccate AMTAB e AMIU. Sì, attacchiamo queste due aziende partecipate che anche questa volta hanno presentato in ritardo i bilanci, creando delle disfunzioni organizzative, hanno in alcuni casi dopato gli utili, perché ad esempio l'AMIU indica 1 milione di euro conseguiti per il contributo per l'acquisto delle pattumelle carrellati per la raccolta porta a porta, ma questo 1 milione di euro non è stato ancora erogato né dall'amministrazione comunale né dai fondi POR che dovrebbe ricevere. L'AMTAB di converso oggi si rende conto che non ha versato la Tari che avrebbe dovuto corrispondere nei 4 anni precedenti, e questo denota un assoluto scollamento nei rapporti istituzionali tra amministrazione e socio unico comune di Bari e enti partecipati, AMTAB e AMIU in particolare. Il 22 che cosa chiederete in aula? Chiederemo in aula che i 100 milioni di euro che ogni anno il comune di Bari dà a queste aziende vengono ridotti gli anni successivi, perché possono essere efficientate una serie di spese. Chiederemo soprattutto che i bilanci vengano fatti nei termini di legge, invece qui i bilanci sono fatti dopo mesi e mesi, per cui andiamo in aula con clamorosi ritardi che comportano per il comune di Bari l'impossibilità di assumere, perché la legge sanziona questi ritardi. Chiederemo in definitiva che se queste aziende che costano tanto e danno un servizio molto scadente alla città, almeno negli anni futuri possono, ripeto, dare un servizio migliore, perché la città paga molto e deve giustamente avere molto da queste società. Quanto alla questione degli aeroporti di Puglia, la situazione è questa: il sindaco, non capiamo per quale motivo, sta spingendo per la vendita di questa partecipazione di una società che invece è strategica per la città di Bari e fondamentale, che invece noi conserviamo perché possiamo andare in assemblea dei soci a rappresentare, ripeto, le esigenze della città. Invece un'altra società che il Consiglio Comunale ha detto che va venduta, che è Amgas, che commercializza il gas, una società che la cui vendita potremmo incassare tra i 50 e i 70 milioni di euro, invece non si capisce per quale motivo viene ritardata. Quindi una società strategica, ripeto, per Bari come Aeroporto di Puglia, si accelera la vendita, una società invece commerciale dalla quale possiamo ricavare molti soldi, non si capisce per quale motivo si ritarda la vendita di questa partecipazione. Anche su questo noi in aula rimarcheremo queste assolute situazioni che non condividiamo al sindaco.